Amici di Android Blog, siamo allo stand LG del Mobile World Congress 2014 per farvi vedere la nuova serie L di terza generazione, chiamata L3, che ha presentato LG pochi giorni fa. Questo che abbiamo in mano è l'L40, l'entry level di questa serie. Vi andiamo ad elencare le caratteristiche hardware fisiche. Troviamo davanti lo speaker e il sensore. Non ci sembra ci sia presente il sensore di luminosità, e verificheremo dopo. Non abbiamo la fotocamera frontale. I tasti sono al di fuori del display, abbiamo il tasto home, back e il tasto menu. Sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume e sul lato destro abbiamo il blocco sblocco, accensione e spegnimento. Qua questa fessura ci fa intuire che la cover sia removibile. La fotocamera dietro invece è una 3 megapixel con fuoco fisso e senza flash. Sopra il jack delle cuffie, sotto la presa micro USB e il microfono principale. Il processore che muove questo L40 è un processore dual core MSM 8210 da 1.2 GHz. Il display è un 3.5 pollici con risoluzione 480x320. La batteria è una 1700 mAh. Il terminale sarà disponibile probabilmente a seconda dei mercati anche in versione dual SIM e addirittura tripla SIM. Le implementazioni che ha fatto LG sono quelle che troviamo ad esempio sul G Pro 2, quindi il NOC code e tutto quello che LG mette sui terminali di ultima generazione. Andiamo a vedere la versione di Android che equipaggia questo dispositivo, ma dovrebbe essere l'ultima se la memoria non ci inganna, infatti è la 4.4.2. E la memoria disponibile in questo terminale che abbiamo in prova la troviamo sotto il menu storage, e dice che c'è solo disponibile 1,50 GB. Per quanto riguarda le dimensioni sono davvero compatte e in mano il terminale è davvero piccolo. Spostiamoci adesso verso il secondo terminale della gamma L3, parliamo di L70 e lo andiamo a sbloccare con il codice che abbiamo precedentemente menzionato. E il processore che muove questo terminale è il medesimo del precedente, è un dual core, quindi la batteria però in questo caso passa a 2100 mAh e il display passa a 4,5 pollici, la risoluzione è un 800x480 pixel. Anche qui abbiamo KitKat preinstallato, non lo andiamo a verificare ma lo sappiamo. Il terminale anche qua sarà in versione dual SIM a seconda dei mercati. E per quanto riguarda la UI è esattamente la medesima. Andiamo a vedere come anche le caratteristiche siano simili, ma qua troviamo una fotocamera anteriore da ben 5 megapixel, anche qua è specificato a seconda dei mercati. Posteriormente invece abbiamo una 8 megapixel con il flash LED e l'autofocus. La cover anche in questo caso dovrebbe essere movibile, andiamo a vedere, non troviamo la fessura, non mancheremo di verificare. In questo lato troviamo il blocco sblocco, accensione e spegnimento, mentre dal lato opposto il bilanciere per volume. E per L70 e L40 in questa preview direi che è tutto. Proviamo ad andare a vedere in extremis se il browser funziona e proviamo ad andare sul nostro sito .android. Tanto vediamo anche come la tastiera sia abbastanza reattiva e speriamo che carichi nonostante il wifi congestionato che ci trova. In realtà carica davvero velocemente, questa è una piacevole sorpresa. Adesso mi smentirà subito, no non è vero, carica. E vediamo che anche in fase di caricamento riusciamo a muoverci, a fare pinch e pan alla pagina, e non c'è, come avete visto, il doppio tap per il browser, quindi anche il browser direi che è promosso. Per questa preview quindi è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.